Ciao a tutti, benvenuti, sono sempre io, la Vispa Teresa. Oggi preparo una salsa a base di noci per poi condire delle pappardelle che ho fatto io a mano con semola rimacinata e quattro uova. Comunque al prossimo video vi farò vedere come si fa. Adesso le appoggiamo un attimo qua e vi faccio vedere gli ingredienti. Allora, per fare questa salsa io cosa ho fatto? Ho preso tre panini. La mollica l'ho ammollata nel latte, ci ho aggiunto del prezzemolo, poi abbiamo due spicchi d'aglio, un 200 ml di panna da cucina, 100 g di noci già sbucciate, spellate tutto quanto, messe anche in forno a farle tostare, insieme a questi 50 g di mandorle che comunque anche quelle ho tostato e ho spellato, prima ho spellato e poi ho tostato, quindi poi abbiamo dell'olio extravergine d'oliva, del sale, del pepe nero, della maggiorana, 100 g di parmigiano reggiano e quindi cominciamo. Eccoci qua, stiamo mettendo il nostro aglio schiacciato, due spicchietti, aggiungiamo la nostra maggiorana, dopodiché prendiamo le nostre noci, le nostre mandorle. Poi il nostro grana padano e maciniamo tutto. Aggiungiamo il nostro pepe. Del sale, eccoci qua, e aggiungiamo anche il nostro prodotto secco. Eccoci qua, noi aggiungiamo i nostri 200 ml di panna da cucina e che deve venire come una sorta di pesto, solo che è un'altra cosa. E mescoliamo bene ancora. Eccoci qua, vedete com'è bella cremosa, ma noi aggiungiamo un po' di olio extravergine d'oliva a poco in modo che venga fuori la stessa consistenza che può avere il pesto alla genovese. Dopodiché, se ve ne avanza, lo mettete tranquillamente in questi contenitori così, potete conservarlo in freezer e all'occorrenza lo scongelate. Ecco qua, aggiungiamo un altro pochino. Guardate che bella cremosa. Eccola qua, la nostra bella salsa alle noci è praticamente pronta. Adesso andiamo a mettere le nostre pappardelle fatte con la semola rimacinata e uova. Andiamo a lessarle. Eccoci qua, mettiamo le nostre pappardelle. Quando verranno su a galla le lasciamo andare quei 3-4 minuti dal momento che vengono su. Dopodiché le scoliamo e le condiamo con la nostra salsa alle noci. Eccoci qua, sono pronte perché sono già passati quei 4 minuti dal momento che ha ripreso a bollire. Le nostre pappardelle con semola rimacinata e uova sono pronte, andiamo a scolarle. Eccoci qua, è pronta, abbiamo mescolato bene, andiamo a impiattare. Eccoci qua, abbiamo impiattato, ho messo un po' di prezzemolo finale, una bella grattugiata di grana padano. E il mio piatto è pronto. La salsa di noci abbinata con pappardelle fatte con semola rimacinata e uova. Vi ricordo che mi trovate sempre su YouTube, cliccate Vispa Teresa, cliccate la campanella e io vi terrò sempre aggiornati. Ci vediamo alla prossima. Un bacio, ciao!